Buongiorno a Dariel Toaff, che è uno storico, un rabbino, un ricercatore e ha scritto un bellissimo romanzo, Il Rinnegato, edito da Neri Poz, che è uscito recentemente, è uscito nel mese di maggio, ed è una storia a vari livelli, una storia infinita. Io non tento nemmeno di fare il riassunto, lascio a ciascuno di andare a leggere il romanzo, che è molto bello, è un affresco anche di una storia di un 50 anni tra il 1800 e il 1850 più o meno, quello che interroga sin da subito il lettore è anche il titolo che ha scelto per narrare questa storia e anche il titolo che mette in gioco rispetto al personaggio principale, al rabbino David Ayash, se pronuncio bene. Sì, Davide. Quindi partiamo da lì. Com'è che per raccontare questa storia in cui c'è la questione, ci son vari termini per dirlo, no? Rinnegamento, agiura, revoca, apostasia, c'è questo nella vita di quest'uomo. Ma com'è che lo mette in gioco nel titolo a partire da questo termine, il rinnegato? Prego. Io quando mi sono imbattuto per la prima volta nel nome di David Ayash era nell'elenco dei catecumeni che avevano, diciamo così, erano passati dall'ebraismo al cristianesimo. Quello che mi ha colpito maggiormente è stato il fatto che si diceva che era un rabbino, e si diceva che era un rabbino figlio di rabbini e nipote di rabbini, cioè di famiglia rabbinica. E dopo questo mi sono rivolto a Livorno, dove lui è, all'archivio della comunità, per avere dei particolari. Ho avuto delle filze dalla comunità che mi hanno illustrato tanti aspetti della sua vita. Molto se vogliamo Abbiamo problemi di. figlio e praticamente rappresenta l'ebraismo normativo, l'ebraismo, il rabbino normativo di fronte a un padre che è tutto meno che normativo. E in tutta la sua vita ha praticamente compiuto dei tragitti contraddittori e certamente poco consoni a quella che dovrebbe essere la vita e l'insegnamento di un rabbino. Ma proprio per questo è interessante, nel senso che lui porta alla luce quello che più delle volte non viene portato alla luce se non dopo. Non che non ci sia, ma non avviene alla luce. Sì, e avremo abbiamo problemi di linea purtroppo. Prego, se ritorna la linea. Sì, sento. Non so se lei mi sente. Sì, adesso sì. Io mi scuso con gli ascoltatori poi, ma non sono riuscito a dribblare queste questioni tecniche. E quindi com'è diciamo che indaga questa vita? Perché allora io parlo. Lei fa bene a usare il termine indaga questa vita, perché il libro è
fondamentalmente un giallo storico. Comincia con un assassinio o con un suicidio. E chi deciderà poi sarà il lettore, perché non viene risolto quel problema. Il David Ayash trovato a Nablus morto, dopo una vita estremamente, diciamo così, avventurosa, non si sa se sia stato ucciso dai amici. Se sia stato ucciso da chi, si può riprendere da qui. Ucciso da praticamente dall'ambiente ebraico che si era messo contro di lui e che lo riteneva estremamente pericoloso. E questo è un problema che non viene risolto, ecco. Che ci siano dei contrasti tra lui e la comunità ebraica emerge non solo dal libro e che ha avuto che si sia convertito, quindi di nemici ne aveva moltissimi, ecco. E dopo che è tornato e dopo che è ritornato all'ebraismo ha avuto i suoi bravi nemici anche da parte cristiana. Ricordiamoci gli episodi al Collegio dei Salesiani di Pisa. Sì. Quando lui denuncia la pedofilia dei sacerdoti che si trovavano lì. Sì, diciamo che non... Quindi è un personaggio su cui ho fatto convergere moltissime problematiche. Non esiste solo la problematica, diciamo così, apparente leggendo il libro, ma esistono anche degli elementi sottostanti che non sono meno importanti. E che lascia, e comunque, come dire, lavora da apripista, nel senso che in effetti nessuna questione si chiude, anche la questione dell'artiglio, dell'amuleto che per tutta la vita viaggia nel romanzo. Non troverà mai, come dire, una presunta risoluzione né una risoluzione. Sì, fino alla morte perché quando lui viene seppellito di quel la connessione. Sì, adesso sì, io mi scuso, ma evidentemente anche la connessione forse che non è così vicina ha qualche problema in più oggi, mi scuso, prego. Sì, dicevo. L'artiglio e l'aquila sono simbolici e concreti, perché alla fine quel Vidal ebreo yemenita seppellisce l'artiglio, quel, diciamo così, quell'oggetto famoso, perché lui la poi ci sono dei riferimenti che si riferiscono alla mia vita e non solo. Per esempio, il seppellimento, quando non si riesce a seppellire il morto ma la terra frana, è esattamente quello che è successo quando è stato sepolto mio padre. Non lo sapevo così. Che ha creato un imbarazzo, perché copriva la tomba e non andava di nuovo. E quindi, ecco, nonostante la quantità di terra che veniva portata. Quindi
ho inserito anche degli elementi, questo è un elemento immaginario, portandoli su che prestava, perché il padre rabbino, il nonno rabbino, a Livorno come centro di... E molto discusso per quello che scriveva, per quello che diceva, per come agiva. Quindi ho trovato un personaggio che si attagliava perfettamente a quello che volevo dimostrare. Non che tutto sia autobiografico, tutt'altro, ma ci sono elementi autobiografici. Sì, c'è questo dettaglio molto importante. Chi si accorge leggendolo che dalla, come dire, dalla lettura che dà ciascuno dei personaggi permette di intendere che la realtà potrebbe anche essere altra. Certo. Ciascuna volta, cioè se qualcuno fa l'indagine, per esempio, di com'è che interviene, è una questione, com'è che interviene in questo romanzo la Cabala, io da distante posso dire l'ambiente ebraico di questo romanzo è intorno alla Cabala. Certo. E la maggior parte degli intellettuali europei che ho letto sono sempre interessati alla Cabala. Tuttavia c'è tutto questo altro... E più che un ramo è un altro albero immenso, che è quello, diciamo, che viene da Maimonide. E quindi io non arrivo mai a percepire, per dir così, come conta la Cabala in questa storia. Addirittura è quel che non conclude anche con la messa della lapide finale, con questa questione, perché se me ricordo quell'artiglio viene da una lettura precisa, no? Della Kabbalah, sì. È bellissimo, per cui certamente non dimentichiamo che Davide Ayash è nella città di Ben Hamozek, diciamolo chiaramente, e Ben Hamozek a suo tempo è stato accusato di filo cristianesimo per aver scritto quel moral juive e moral chrétien. E la scuola razionalistica dei rabbini italiani lo condannava per questo. O perlomeno era sospettosa nei suoi confronti. E tuttavia, diciamo così, la comunità di Livorno è una comunità sui generis in Italia. Prima di tutto perché non ha mai avuto ghetto. Secondo perché l'interazione tra gli ebrei e la popolazione circostante è raramente ha portato a episodi di antisemitismo. Era una città che era fondata anche dagli ebrei iberici, portoghesi, spagnoli, successivamente nordafricani, e quindi non è paragonabile a altre comunità italiane come per esempio Roma, Ferrara, se vogliamo. E quindi Davide Ayash si attaglia perfettamente a questo scenario della comunità di Livorno, ebraica di Livorno, o come dicevano allora, della nazione ebrea di Livorno. Sì, è una singolarità nella storia ebraica italiana e non solo. E se poi lei vede, lei guarda la copertina, che è una visione della sinagoga, quella che poi fu distrutta durante i bombardamenti di Livorno, e lei vedrà come gli ebrei sono vestiti all'orientale.
Sì, vero, sì. Sì, c'è anche... Se nello stesso periodo lei avesse guardato gli ebrei di Roma, li avrebbe visti vestiti naturalmente molto diversamente. Molto interessante. Il... Sì, e possiamo entrare nel personaggio principale allora, in David Ayashi. Qual è la tentazione del rinnegato? A parte che c'è tutto l'altro aspetto, che è di tutto quel che la comunità, in questo caso ebraica, ma vale per ciascuna comunità, tutto quel che nella comunità non viene accettato perché sembra che sia la particolarità, diciamo, quella di non ammettere eccezione, di non ammettere la dissidenza, non so come chiamarla, di non ammettere una... Oggi diremmo anticonformista, ma allora non veniva tollerata una cosa del genere, soprattutto da un rabbino. Quindi lui è rinnegato molto prima della conversione. La conversione, se vogliamo, è vista da lui sotto due aspetti. Uno, per fare il più comune, che viene visto come per fare un dispetto alla comunità ebraica. Il secondo è perché lui aderiva alla, in certo senso, alla Kabbalah di Frank, che diceva che per potersi elevare bisognava discendere negli abissi. E lui, col suo comportamento, con la sua vita, cercava di arrivare più in basso possibile per potersi poi elevare ai livelli che l'ebraismo considerava livelli di santità. Che ci sia riuscito, non so. Quindi è questa per lei, diciamo, la tentazione del rinnegato, cioè quella di cadere per risalire. E se... esattamente, esattamente. Lui era considerato rinnegato ben prima di convertirsi, e anche se non si fosse convertito, sarebbe stato ritenuto dai ben pensanti della comunità che lui detestava un rinnegato. Questo è l'aspetto. Se l'uno fosse stato un rabbino, probabilmente gliel'avrebbero fatta passare. Ma essendo un rabbino, figlio di rabbino, nipote di rabbino e padre di rabbino, era praticamente un pugno in un occhio per la comunità. Senza raccontare tutta la storia, che è impossibile, vengo a un punto in particolare. Perché lei l'ha messo, diciamo, della mano di David Ayasso, cioè quello che chiederà che sia scritto sulla sua lapide. E sì. È un dettaglio molto forte. E lo leggo, eh? E qui giace David Ayasso, 1788-1840, che ha appreso il segreto di come trasformare l'apparenza in realtà. E anche se non entrerò nella seconda e breve parte, la cito perché sembra andare controsenso rispetto a quello che ho appena letto, che la sua anima sia legata al vincolo della vita. Sì, è contraddittoria anche, nel senso che se l'apparenza non è il vincolo della vita. Ma è questo, è questa tentazione, trasformare l'apparenza in realtà. È curioso però come sembra che dappertutto lui abbia, l'ha accennato prima, cioè ai maggiorenti della comunità, che non avrebbero e non hanno mai digerito che sia un figlio di rabbini, nipote di rabbino, di una dinastia di rabbini, questa tentazione che ovviamente non è puramente sua, in ciascuna società c'è chi è tentato da varie scorciatoie e da varie tentazioni che non sono ammesse, ma qui
la dice proprio l'apparenza in realtà, ma parrebbe che è l'apparenza che non ammette, è l'apparenza dell'apparato sociale intorno alla sua vita che non ammette, cioè nella tentazione sembrerebbe che la tentazione sia quella della realtà. Qua dice che l'ha trasformata. Stavo per dire che l'espressione può essere binaria, nel senso che lui ha trasformato l'apparenza in realtà, ma molte volte ha trasformato la realtà in apparenza, a cominciare dalla conversione, che era una realtà, ma era un'apparenza. Allora, viene letta in un certo modo dalla comunità, ma le posso dire che è una parodia, è di una blasfemia infinita dall'altra parte, cioè viene percepita come rinnegamento, ma io la colgo, che non ho quasi mai fatto parte di nessuna maggioranza, la colgo come una blasfemia per la maggioranza cristiana anche. È una parodia estrema, è inassumibile, cioè coloro che l'accettano, la intendo dalla parte cristiana, l'accettano in quanto uomini di potere, se avessero avuto un briciolo di religiosità percepirebbero che invece sono presi in giro. Io lo leggo così. Esattamente, molto spesso l'ambiente, diciamo, conformista vuole sentire quello che in cui lui crede, cioè nel senso che non è interessato a scavare, ma si limita a quello, pretende che l'apparenza sia così. Ed è molto bello anche questa parte di lettura che viene data da chi l'ha accolto quando è andato a Nablus. E questo uomo semplice, nella ricostruzione che avviene nel romanzo, tra le varie voci che parlano, il figlio, lui tramite il diario e l'amico Crespo. Sì, è bellissima quell'immagine, quella figura. E poi è bello perché anche la donna che compare alla fine, che sì, non anche lì come non viene seppellita questa questione della cabala, della credenza, della massoneria, dell'uso che ne era stato fatto, anche di quello. Qui noi abbiamo che rispetto al rinnegato è lui questa parte della vita tiene, pur nella difficoltà, non c'è ritorno, no? Non è ritornato alla famiglia, eppure però questi ultimi anni questi suoi amici, questi suoi, come chiamarli, compagni di viaggio, dell'ultima parte del viaggio, no, tengono, lei, come dire, li legge e non può, se si schierasse nella maggioranza, tirare un tratto sulla questione, cioè li obbliga il lettore appunto a ragionare, non c'è il... Non c'è la morale di questa favola, no? È interessante. No, esatto. Perché nello stesso tempo vediamo che a Gerusalemme i rabbini non lo accettano e lo mandano in una piccola comunità come Nablus, dove sì lo accettano. Ecco, quindi anche il mondo ebraico si scompone. Ma guardiamo un po' anche il discorso dell'amore. È un uomo che ha amato, a cominciare dalla stranissimo rabbino che ama una prostituta non ebrea. E successivamente ama di nuovo quella vedova che fino all'ultimo, quando il figlio critica il ricordo del padre, lei si permette di dirgli: guarda che tu non lo conoscevi, io lo conoscevo. Quindi esistono vari David Ayash, a seconda di chi lo ha avvicinato e chi lo ha conosciuto. Non è una figura monolitica.
E questo, adesso vengo al suo mestiere di una vita, e questo è l'approccio storico anche, no? Cioè, noi che leggiamo i libri degli storici, noi abbiamo offerto dalla società dei monoliti che non finiscono più, ma quando si va a leggere la vita, la storia, le opere, è un'altra, come dire, Un'altra dimensione un'altra completamente diversa. dimensione, addirittura è un'altra vita che noi andiamo a leggere. Certamente. Io ho fatto questo viaggio, lo faccio ancora perché è stata la mia formazione dopo l'università, no? La psicanalisi. Io ho fatto questo viaggio con Freud. Io all'università devo aver letto in 4-5 anni, non lo so, 30, 70 riassunti dell'opera di Freud. Poi andando a leggere le opere, i libri, le lettere. Non c'entra niente quello che mi hanno insegnato all'università e non ho fatto un lavoro di storico, però leggo alcune opere, vado a vedere nella lingua originale quando mi interessa troppo quel termine, che cosa ha usato. Ma nemmeno adesso, appunto, e lo preferisco così, non ho come dire, un monolite davanti, c'è una ricerca, una storia, delle invenzioni, delle questioni. Ma sempre un personaggio, se non lo mettiamo in mezzo a una stanza, lo vediamo diversamente a seconda di come noi ci poniamo nei suoi confronti. Io mi posso mettere da quel lato, poi da quell'altro, poi dietro, poi davanti, è sempre lo stesso personaggio, ma lo vediamo in maniera diversa e tutte le visioni sono vere. Sì, questo è bellissimo, sì. Beh, questa è per dove arrivo, questa è per me come dire, la lettura ebraica. E proprio recentemente, beh, che avevo la referenza da una decina d'anni, ho letto questo libro, Il forno di Aknai. La discussione intorno a questo forno è bellissima, non terminerà mai. Perché Esatto. è la vita di oggi, cioè ha ragione chi è il rabbino che diciamo è in presa diretta con Dio o ha ragione la maggioranza di rabbini che si curano della comunità? Non ha torto nessuno di due, non ha torto. No. C'era un Midrash che diceva che c'era una discussione tra i rabbini. Un rabbino era in minoranza. E gli altri erano praticamente la pensavano diversamente, erano la grande maggioranza. Allora questo rabbino ha detto: se ho ragione io, che Dio sposti il muro verso di me. E il muro si è spostato. I rabbini rispondono: ma il muro non è la maggioranza. Il che significa che Dio. È come quell'altro discorso del rabbino che si presenta alla comunità, mi pare di averlo detto, e si dimette. E gli dicono: perché lei si dimette? Perché dicono che mia figlia è una prostituta. Dice: ma lei non ha una figlia, basta che dicano. Sì, l'ha citato questo, è vero, è bellissima questa. Beh, allora, concludiamo con questa apertura. Apertura. La ringrazio molto di avermi dato la possibilità, non so se di chiarire, ma perlomeno di aprire di nuovo insieme a nuovi lettori le pagine del mio libro. Tra l'altro è il primo romanzo che scrivo, saggi ne ho scritti una ventina. Sì, io ho avuto la chance di leggere Paschio di Sangue. Che ha E creato. sì, io l'ho letto forse un attimo dopo e non, devo dire, ma forse per mia formazione, io non sono riuscito a cogliere non il libro che mi ha interessato molto e che mi interessa ancora. E poi per un caso sono andato a vivere in zona Trentina per 7-8 anni, per cui mi sono trovato anche con tutta la storia del cosiddetto San Simonino, eccetera. Sensi mania, sì. E
ho trovato una volta, tra l'altro, che ci sono ancora di gruppi che lamentano la decadenza del santo, che sono lì, che vorrebbero risantificarlo di nuovo, eccetera. Diciamo, non ho colto le ragioni della polemica, non c'entro neanche. Io per anni non sono mai riuscito a capire, se si può dire così, il contenzioso, nonostante varie informazioni, che c'è alla base del conflitto cosiddetto arabo-israeliano, palestinese-israeliano. Dopo 30 anni che, di che divampa anche adesso, sì. E nessuno sa perché, nessuno sa quando e come finirà, e nessuno sa quando ci sarà il prossimo giro. E quindi nemmeno lì non ho capito. Io ho avvertito il modo a un certo punto della difficoltà, però non capisco, come dire. Ci sono degli argomenti che come mi disse mio padre, ma tu, e mio padre a cui tengo moltissimo, e che era un saggio e un capace lettore delle personalità di chi gli stava vicino, lo sosteneva, e chi gli stava contro. Ebbene, mio padre disse, ma guarda, quello che è scritto più o meno lo sapevo, però ti dovevi chiedere una cosa, cui prodest? E se questo involontariamente porta un danno a noi, perché non è una rivista scientifica che è rivolta a qualche professore, per cui puoi scrivere quello che vuoi e la tua verità, ma la massa se ne impossesserà sui giornali, eccetera, magari non leggendo neanche il libro, e provocherà dei danni alla tua immagine e all'immagine del diciamo così, che tu hai voluto creare con quel. Cui prodest? Io non credo molto al cui prodest, comunque. Ci stavo pensando, non si può nemmeno fare un omaggio al non ascolto, all'ottusità, alla guerriglia ideologica, religiosa, nemmeno. Ma io posso dire una cosa che... Ha fatto un lavoro di storico lì. Posso dire una cosa. Fino al 2007, che è uscito Pasqua di Sangue, ho ricevuto 3 premi internazionali. Da allora, qualunque cosa abbia scritto, e ho scritto molti altri libri, non sono mai entrato neanche in finale. E la giuria non era composta da ebrei. Quindi, lasciamo quindi la questione aperta. Io la ringrazio. Grazie a lei. Anche da parte degli amici di Liberi.tv. che è una web TV diciamo sulla questione proprio del diritto, sulla questione dei diritti civili, okay. con vari aspetti. Grazie. Grazie.